18 anni, signora, 18 anni buttati. Ma stiamo scherzando? La tagli come un pollo, neanche un pollo. Ponte Lungo, quartiere orientale di Roma, lasci la via Appia, grande, assolata, trafficata, ed entri in quest'angolo della città che, per sapere che esiste, devi andarci apposta. Una piazzetta, una strada e un contrassegno, l'ex fabbrica di sapone che svetta fra i palazzi. Pamela era nata ed aveva vissuto qui a via Saluzzo, civico 28. Marco Valerio Verni, che è zio della ragazza e avvocato della famiglia esattamente in quest'ordine, ci fa vedere cosa hanno lasciato alcuni amici di sua nipote nell'atrio del palazzo. Abbiamo fatto il triste riconoscimento e devo dirle è stato un qualcosa di raccapricciante. Ci è stato fatto vedere solo il volto, lasciandoci intendere che il resto del corpo, che era coperto da un telo, in realtà era quasi del tutto inesistente. L'ho sentita al telefono a metà gennaio e mi aveva chiesto: zio, mi aiuti a raccontare, magari con un nome fittizio, la mia storia, la mia esperienza anche qui in comunità, perché voglio essere d'aiuto ad altre persone. Si soffre di abbandono qui, insicurezza, degrado, conflitti sociali, la crisi che continua a colpire le attività, i negozi fanno fino al 70% di sconti e la paura che arriva quando cala il sole, e al malessere quotidiano adesso si aggiunge il ribrezzo per come Pamela è stata martoriata. Pamela era molto fragile e quindi era facile, era che facile come, preda. Che ricordo ha? Della... Bella, con gli occhioni belli, bella. Sai qual è il problema? È che diventa... la vita non vale più niente. La vita non vale più niente. Se mi dispiace perché io l'ho vista nascere, cioè, nascere. Io ridico, eccetera, queste cose. Basta! In questa zona sì. È facile per i ragazzi trovare la droga? Sì, sì, sì. È facile. In questa fetta di territorio che si sente a pezzi, fra alcuni giorni si terranno i funerali di Pamela, appena quello che rimane del suo corpo sarà restituito alla famiglia. Chiara Cerqueti, Sky TG24.